Sì, ho seduta di consiglio del 23 luglio, ore 9.05. Appello. Presti. Presente. Aiello. Aiello. Madonna. Presente. Aiello. Presente. Io presente. Di Gesù. Iello, ha risposto Iello, scusate, sì. Di Gesù? Palumberi mi ha sentito. Io Presente. presente. Sì. Forte maestro. Sì. Piguccia? Sì. Piguccia? Presente. Tardo. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Ma come si accende? Almeno fa un po' di aria. Palazzo. Palazzo! Stabile. Presente Stabile. Nuovo presente o assente? Palazzo. Segretario, sono entrato perché avevo perso la linea. Segretario, io sono presente. Tutti presenti, 10 presenti. Ok. Prego, presidente. 10 presenti, nessuno assente, il consiglio è il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno, consiglieri. Allora, consiglieri, so che ieri è stata una seduta un po' movimentata, non ho, io posso dire la registrazione, mi sarebbe piaciuto, ma quindi arrivavo preparato alla seduta, ma non ho ascoltato, non ho avuto il tempo di ascoltare la registrazione. Quindi vorrei che, non lo so, se ci sono degli interventi da parte di qualche consigliere a cui devo rispondere, no? So che c'è stata una. Sì, Presidente, se vuole inizio io. La parola a qualche Perché sono. consigliere prima di fare io le comunicazioni, diciamo. Cosa, Presidente? Non Prima so. di fare io le. No, dice, siccome le ha chiesto, dico, io mi metto a turno, sono il primo, casomai. Io non ho però la comunicazione, che non saprei cosa dirvi. Non ho sentito la registrazione di ieri, vorrei capire quali erano le richieste e gli interventi di ieri. Presidente. Vabbè, Presidente, ma comunicazione premessa di ieri. Non ho sentito bene ieri, Presidente. Se gli altri spengono i microfoni, forse ci riusciamo a sentire bene. Ma forse viene direttamente da Palazzo questo. Ora sì. Ok. Prego, consigliere. Presidente, posso? Non ho capito se mi ha dato la parola o no. Prego, prego, prego. Presidente, ieri ho fatto un intervento contro, non proprio la sua persona, ma contro la sua figura istituzionale. Avevo chiesto le dimissioni in quanto abbiamo la circoscrizione con tantissimi problemi. E comunque non risolti da anni, quindi non parlo perché c'è stata la bomba d'acqua e quindi stiamo risolvendo i problemi adesso o cercheremo di risolvere in futuro. Ma in tutti questi anni ho visto la sua presenza che vuole fare, ma da parte dell'amministrazione comunale non fa nulla. Quindi dico, se lei non riesce a battere il pugno sul tavolo, a differenza di altri presidenti che ottengono sempre tutto, visto che non riesce a fare questo, chiedere le sue dimissioni. Ho visto il video su TGS che lei è stato a Borgo Nuovo, sul largo Onasso, con le ruspe, tutto televisione, intervista a destra, intervista a sinistra, le persone. Presidente, le ricordo che da 7 anni, anzi forse ancora prima, da 7 anni chiedono di risolvere il problema, perché questo problema dell'allagamento in quei larghi in cui è stato lei è quasi sempre si presenta ad ogni pioggia. Stavolta c'è stata la bomba d'acqua, le altre volte ha piovuto normalmente, ma sempre allagati sono questi larghi. Quindi lei che è andata a fare, come ho detto ieri la prima donna, dico,
secondo me ha sbagliato. Secondo me nemmeno si doveva presentare. Dice prima risolviamo il problema e poi mi presento. No? Perché ci sono i cittadini di Cardonasco non la pensano come lei, consigliere Palazzo. Non è così, Presidente. Non è così. Perché io sto parlando perché molti cittadini, dice, è venuto a fare il video, è venuto a fare, ma perché non risolve il problema? Ma questo è veramente la presa, perché a me non risulta. Sì, Presidente, sì. Discussione, sì. Diciamo, sì. Ho avuto una discussione molto cordiale con tutti i cittadini di Largonasso, almeno lei non so se era presente, ma quindi no, perché lei non ha detto niente comunque. No, ho capito, ma io abbiamo parlato, non solo io, e altri di questo consiglio che erano presenti, abbiamo incontrato i cittadini di Largonasso e questa preoccupazione che mi sta dicendo lei non ce l'hanno. Se poi vengono a riferire a lei, purtroppo è chiaro che c'è un problema che dobbiamo risolvere, ma non me lo dice, non me lo ponevano. Diciamo come... Ma in questo minuto giustamente gli sta togliendo tutti i detriti, ma dobbiamo risolvere il problema che è da anni. Però diciamo, vabbè, comunque è giusto. Presidente, chiedevo ieri se lei non solo è sacrosanta, consigliere Palazzo, non solo è sacrosanta. Lei sa che ci sono canali istituzionali per chiedere le dimissioni di un presidente. Lo faccia, segua, faccia seguire una mozione di sfiducia, cioè fate, cioè, è sacrosanta, la democrazia è bella anche per questo. Cioè, ci mancherebbe altro. Mi sembra fuori luogo, come dire, farlo in un giorno dopo, per fortuna, dove alcuni consiglieri con me presente si siamo ammazzati la vita per dare risposte in questi territori. Presidente, cazzo, come sempre, anche che lei fa il consigliere e chiede le dimissioni del presidente. Non vorrei che c'è qualche altra cosa, però pazienza, vedremo, andiamo avanti. Presidente, io le ho detto, le ho promesso che lei si impegna, però alla fine non otteniamo nulla. Io proprio non ho detto che lei non si impegna. Non otteniamo, invece, a differenza di altri presidenti che ottengono. Vanno. Pazienza, lo vedremo i posteri. Noi siamo come un'azienda, consigliere Palazzo, noi siamo come un'azienda. Abbiamo un bilancio che sono le elezioni. Se i miei colleghi presidenti saranno più bravi di me, prenderanno più voti, io mi starò a casa. Sarò sottoposto al giudizio dei cittadini. Se avrò fallito in questo mandato, così come penso che lei dice che ho fallito, me ne andrò a casa, andrò a fare il mio lavoro. Non è che succede un dramma. Continuerò a fare politica. Quindi, per fortuna, siamo sottoposti a un giudizio dei cittadini. Per fortuna. E poi lo vedremo. Volevo chiedere se lei già era, visto che l'altro giorno aveva detto che aveva sentito il direttore della RAP di questo intervento. No, questo intervento, perché noi abbiamo chiuso il consiglio e subito dopo lei e altri consiglieri di questo consiglio erano presenti nell'intervento. Dico, non vorrei che magari lei abbia delle preferenze. Lei non segue la seduta del consiglio, lei è distratto durante le sedute del consiglio. Se lei si va a leggere la registrazione di due giorni fa, avevo dichiarato che avevamo fatto una richiesta alla RAP per Largonasso, Largo Caltabellotta, okay, Largo Istica. Ma io l'avevo chiesta, come lei ricorda. Poi quel giorno... Presidente, sì, ho capito, poi dopodiché, la mattina, chiamato da cittadini di Largonasso e dal consigliere Stabile, che aveva fatto la richiesta su Largonasso, eravamo su Largonasso. L'avevo fatto io e avevo aggiunto... Comunque, siccome non c'era comunicazione su Largonasso, la stessa mattina che io ero a Largonasso, ho chiamato la persona del vice sindaco dicendogli: vice sindaco, qua a Largonasso, in questi larghi di Borgonovo, c'è un casino, dobbiamo intervenire repentinamente. A mezz'ora poi sono venuti le ruspe della RAP, gli dicevo: non venite perché non ho fatto la comunicazione in consiglio. Che dovevo fare? Dicevo: no, non vi rischiate a venire, RAP, perché io non l'ho fatta la comunicazione in consiglio. Presidente, e allora? Io sto dicendo io, giusto, non lo sapeva allora, giusto? Però noi abbiamo il gruppo WhatsApp, dice, poteva avvisare, visto che la richiesta parte da me, io avevo aggiunto sicuramente il consigliere Stabile sarà d'accordo con me. Poi che fa? Viene in televisione, ruspe, e ci va lei. Neanche la televisione sapevamo che veniva. Lei è stato scorretto, quindi questo, secondo un mio parere, è stato scorretto. Poi vediamo i miei colleghi cosa ne pensa. Poi, Presidente, visto che stiamo... No, un attimo, Presidente. Ieri sono stato, visto che lei si occupa delle... rimozioni dei rifiuti, dei detriti, ieri sera sono stato chiamato dai cittadini di via Alla Falconara, altezza civico 68,
e praticamente c'è una zolla di asfalto che è enorme al centro della strada. Al centro della strada, palazzo è presidente? No, perché conoscendo ora i tempi dell'amministrazione, proprio via alla Falconara. Ascolti, proprio via alla Falconara. E il naufragio è stato il mercoledì, e da giovedì che c'è Protezione Civile, AMAP, Vigili del Fuoco. Presidente, hanno fatto quattro controlli da via alla Falconara. Proprio è l'unico otto giorni, presidente, domani c'è la protezione civile con via alla Falconara, non viene palazzo. Non c'è nessuno, c'è questo masso e questo pezzo di asfalto al centro di strada e nessuno va a togliere, è transennato, ma è transennato che c'è il nastro vedo, presidente, e l'illuminazione è scarsa, è zero, anzi tende a zero, quindi questo sasso per forza dobbiamo aspettare la tragedia, dico io, presidente, le sto comunicando questo. Ora, visto che lei c'ha il vice sindaco che la chiama e risolve i problemi, lo chiami pure oggi, vediamo cosa risolviamo. Lo chiamerò. Grazie, lo chiamerò. Grazie a lei. Vedremo. Allora, qualche altro vuole intervenire? Presidente, posso? Prego, consigliera Di Gesù. Sull'Argonasso bisognerebbe chiedere una pulizia delle caditoie, perché il fango è stato compresso nelle caditoie ed è pericolosissimo. Sull'Argonasso ieri abbiamo chiamato il geometra Ciurla per chiedere un sopralluogo sul posto, perché anche lì una cosa è vera, Ravalazzo, lo abbiamo fatto già 3 anni fa e lo dobbiamo continuare a fare, dobbiamo risolvere a monte il problema. Perché se non lo risolviamo a monte, noi questo problema dell'Argonasso è di larghi, e dei larghi a Borgo Nuovo non lo risolveremo mai, perché se scende tutta quest'acqua a monte, noi non lo risolviamo il problema, perché l'acqua non deve arrivare là. Sì, no, quello assolutamente, però con l'intervento della ruspa il fango è stato compresso, quindi è ancora peggio, dico, anche una pioggerellina leggera creerebbe un danno enorme. Assolutamente sì. E poi ingombranti in via Crociferi. È in via Salagnone, sì, ormai hanno invaso la carreggiata, non si può più transitare allora, le macchine. Lo so perché mi hanno chiamato molti cittadini di quella zona. L'altro ieri pomeriggio ci sono passato ed è veramente indecente. Noi dovete sapere, perché me l'hanno comunicato proprio ieri pomeriggio, abbiamo un problema di CCR pieni, cioè non sanno in questo momento dove depositare i rifiuti ingombranti. Quindi mi hanno detto di dover purtroppo aspettare un giorno, massimo due, per poter liberare qualche CCR e andare a conferire i rifiuti ingombranti in questi CCR, perché abbiamo i CCR tutti pieni. Questa è la comunicazione che mi hanno fatto ieri pomeriggio alle ore 17. Sì, ma lo sappiamo che sta comunque in via Crociferi, tempo mezz'ora, allora, siamo punti a capo. Tra l'altro, consigliere di Gesù, glielo dico, perché tra queste telefonate che ho ricevuto da cittadini, ho chiesto ai cittadini di organizzare una sera, un pomeriggio, tutti in strada e capire come risolvere definitivamente questo problema, perché diciamo, se non c'è un intervento anche degli abitanti del quartiere e si sono resi disponibili, noi questa storia anche qua non la risolveremo mai. Quindi ma si stanno organizzando. Che fine hanno fatto le telecamere? Via Crociferi era tra i primi luoghi segnalati, entrava tra i luoghi più sensibili. Questo non lo so. Comunque, se non c'è un intervento anche del territorio, noi questa storia non ce la risolveremo mai. Siccome adesso penso che si siano stufati anche i cittadini e sono pronti a fare anche qualche dimostrazione, qualche manifestazione per impedire ai vigliacchi che vanno a buttare i rifiuti una volta e per sempre di farglielo togliere il vizio, vediamo di poter organizzare con i cittadini qualcosa lì. Sì, ma rimango. Consigliere Losardo, prego. Consigliere Losardo. Pronto, mi sente? Sì, consigliere Losardo, la sento. Allora, pensavo volesse rintervenire il consigliere Palazzo per questo. Non lo so. Posso, è venuto dopo. Va bene. No, prego, allora, Losardo. Dopo. Come? Dopo di lei. Sì. Sì, presidente, alcuni quesiti. Inizialmente la conferenza dei capigruppo mi pare che sia saltata, diciamo, per motivi contingenti,
e quindi chiedo eventualmente che si convochi diciamo al più presto possibile, cioè quando si potrà, magari fine, gli inizi del mese di agosto, non lo so, poi no, decida meglio lei. Consigliere Sarto, perché la prossima settimana la facciamo? Non lo so, ma sì. Giorni liberi la prossima settimana. Beh, perfetto, così magari così vediamo sul da farsi. Assolutamente. Sì. C'erano le commissioni speciali. Ritengo il consiglio, la prossima no. Sì. La prossima non abbiamo consigli, pare il lunedì sì, ma non tutti i giorni. Non tutti i giorni. Lunedì e martedì, non mi ricordo bene. Esatto. Quindi vabbè, a fine settimana facciamo una conferenza di capigruppo. Va bene, no, perché ritengo l'istituzione delle commissioni speciali. Io sento, ma non si può chiudere questo microfono? Si può individuare da dove proviene questo cigolio? Ora spengo pure il mio. No. Se ritiene che sia il suo, presidente. Il suo, consigliere, lo sa, il suo, perché non c'è nessun microfono attivato. Pronto? Dico, era quello di Teresi, perché non c'è nessun microfono attivato, consigliere, lo salvo. Un attimo, entro e esco. Rispondo al consigliere, lo salvo, il consiglio è il 27, 28 e 29 della prossima settimana. Palumberi, quali? 27, 28 e 29. Perfetto, quindi il 30 convochiamo la conferenza dei capigruppo e adesso lo comunichiamo ufficialmente. Pronto, mi sentite adesso? Sì, consigliere Sardo, okay. Mi sente? Mi scuso, ma purtroppo non sono causa dipendente dalla mia volontà. Dicevo questo, che ritengo fondamentale l'istituzione delle commissioni speciali, specialmente in questo periodo, anzi ritengo, Presidente, di istituire una nuova commissione speciale emergenza. Pronto? Pronto? Sì, io lo stacco il microfono, ma se non posso rispondere mi viene complicato. Adesso lo stacco comunque. La sento io, consigliere Rosaldo, la sento. Sì, perfetto. Dicevo questo, che io ritengo fondamentale l'istituzione delle commissioni speciali, anzi direi che nella prossima conferenza di servizio si possa anche istituire una commissione speciale emergenza non solo per quello che è accaduto, ma anche come prevenzione, dobbiamo sicuramente tutti quanti adoperarci affinché si possano prevenire certe non le calamità, purtroppo solo nostro Signore può farlo, ma eventualmente di cercare di smorzare, ecco, i pericoli con provvedimenti idoni e adatti. E quindi una commissione del genere, penso, se si ha sempre la volontà e la voglia di farlo, non sarebbe sicuramente una idea malvagia. Poi, Presidente, desideravo avere anche notizie sullo sportello INPS, che sembrava una cosa già fatta, invece capisco che l'emergenza Covid magari ha un po' allungato questi tempi, anche se subito dopo, non essendoci nemmeno pubblico, si poteva far sì che l'operazione potesse avere uno slancio in avanti. Invece tutto quanto non è stato fatto. Non dico che è una cosa del comune questa volta, a me appunto riguarda l'INPS, ma ritengo indispensabile sollecitare l'INPS e sapere innanzitutto cosa hanno intenzione di fare. Noi abbiamo dato disponibilità, ma siamo pronti a fare un passo indietro se è inutile che facciamo proclami che sembrano già cose fatte, invece non è così. Quindi desidero sapere, eventualmente possiamo anche invitare in una videoconferenza un responsabile INPS per aggiornarci
sull'apertura di questo sportello nella sede di Largo Pozzillo. Approfitto di ciò per ricordarle che per quanto riguarda, non lo so, la suddivisione delle stanze, io penso che sia giusto, diciamo, coinvolgere anche il consiglio in questa vicenda. Magari sapete a che punto è questa suddivisione, la sistemazione delle stanze, perché so che già stanno per iniziare i lavori. Presidente, io sono convinto che fra lei e il Consiglio si è messa in atto una dicotomia, e questo non deve assolutamente accadere, carissimo Presidente. Il Consiglio e il Presidente debbono essere complementari l'uno all'altro, non si deve creare questa frattura, questa voglia di fare gli assoli, che poi, come ho sempre detto, non portano a nulla, perché è il gioco di squadra che ci porta sicuramente a raggiungere degli obiettivi finali fondamentali. Se tutti noi cerchiamo di essere i più bravi della classe e quindi ce ne freghiamo degli altri, commettiamo un grave errore, caro Presidente. Siccome so che lei è una persona intelligente, sotto questo aspetto, quindi la invito per questi quasi 2 anni, ecco, a fare questo, chiamiamo, accordo tra lei e il Consiglio, perché ci deve essere, non deve esserci questa dicotomia nella maniera più assoluta, Presidente. Dobbiamo essere complementari l'uno all'altro. Il Consiglio deve essere più coinvolto, il Consiglio deve sapere tante cose che gli vengono nascoste, Presidente, perché purtroppo è così. Lei ultimamente, Presidente, ha fatto più rappresentanza che fatti. Questa è la pura e semplice verità. Non basta recarsi davanti le telecamere, appunto, e sfoggiarsi come da prima donna, come diceva il consigliere Palazzo, ma bisogna essere incisivi, bisogna battere il pugno, e ritengo che lei da solo, Presidente, non ce la possa fare, come ha dimostrato, come dimostrano i fatti. Viviamo nel degrado più assoluto, e allora lei mi deve dire, carissimo Presidente, che io stimo tantissimo, specialmente come uomo, mi dica una cosa che lei ha portato a termine, Presidente. Me la dica, me la ricordi, perché io onestamente non me la ricordo. Vediamo se lei in questi 8 anni ha fatto veramente qualcosa di alta risonanza, che nel quartiere ci possiamo, nei quartieri, nella circoscrizione, ci possiamo vantare di averla fatta. Io purtroppo devo dire che non me ne ricordo una. Allora magari lei sicuramente mi illuminerà. Problema allagamenti, Presidente, che si ripetono continuamente. È la verità, è inutile che diamo la colpa alla bomba d'acqua, perché qua basta che piove un quarto d'ora, mezz'ora, succede il Viva Maria, e non deve essere così. Appunto per questo dico di istituire questa commissione speciale emergenza e prevenzione, Presidente. Purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose. Ormai i terreni ce ne sono pochissimi, sono tutti sono tutti palazzi, quindi non c'è più quel fenomeno che si chiama drenaggio, che attutisce sicuramente la discesa delle acque piovane. Anzi, si dà libero sfogo. Le strade in discesa che abbiamo da Bocca di Falco, da Bellolampo, da Bergonuovo, sicuramente fanno sì che questa furia delle acque diventi veramente una cosa devastante. Sappiamo tutti che ogni volta che piove i sottopassi di Via Lazio, i sottopassi di Via Leonardo da Vinci si allagano, ma io dico
Ma è mai possibile non trovare, diciamo, una soluzione che possa alleviare, che possa smorzare questo continuo allagamento? Per esempio, funzionano bene le pompe di sollevamento, le caditoie sono sempre pulite. Ecco, ma siamo certi che ciò avvenga? Capisco che forse la fura delle acque è devastante, magari i vari provvedimenti che si riescono a prendere non sono sufficienti, ecco, ma dobbiamo fare in modo, noi dobbiamo sforzarci di fare quel passo in avanti per far sì che tutte queste azioni devastanti della natura non facciano quei danni ingenti che hanno fatto in questi giorni, nella giornata appunto del festino quest'anno. Presidente, la visibilità si può ottenere appunto anche andando indicendo delle conferenze di servizio, aggiornare i cittadini. Non è che uno può farsi la visibilità solo andando in televisione, solo andando quando succede qualche episodio nelle scuole, questo e quell'altro. No, assolutamente non si ottiene così soltanto la visibilità, ma si ottiene sicuramente facendo delle cose indispensabili e fondamentali per la cittadinanza. Grazie, Presidente. Allora, grazie consigliere Losardo, avrei bisogno molto tempo per risponderle a tutte le cose che ha detto. Su quello che ho fatto e su quello che è stato fatto in questi anni sto preparando un fascicolo che presenterò agli elettori, diciamo, di questa circoscrizione, per tutte le cose che abbiamo fatto. Poi, come in ogni film, si può vedere e si può commentare come si vuole. Io potrei elencarle decine di cose, ma lei attribuirebbe questi meriti ad altri e non a me, ma è nel gioco delle parti e ci starebbe. Comunque sto presentando un fascicolo che le farò anche avere sulle cose che abbiamo fatto in questi anni, grazie anche all'intervento della Presidenza. Sul fatto di coinvolgere il Consiglio, lungi da me non avere mai avere coinvolto il Consiglio, vi ricordo che in questi giorni, anzi, ne approfitto, perché è giusto dare atto a chi sta lavorando nel territorio, ne approfitto per fare i complimenti di come sta lavorando in questi giorni instancabilmente in consigliere Stabile, che non è del mio gruppo, non è del mio partito, non mi ha sostenuto alle elezioni, ma con me sta lavorando a Borgo Nuovo per risolvere problemi. E come dire, è di fatto che stanno facendo le cose. Chi vuole risolvere problemi, chi vuole lavorare, in me non ha mai avuto nessun ostacolo, mai. Provo a dire invece, provatemi il contrario e vedremo se vi risponderò. Chi vuole lavorare in questi quartieri e chi lavora in questi quartieri, ecco, in me sfonda porte aperte. Questa è la collaborazione. Poi se ci sono gelosie, invidie, discussioni e cose varie, queste diciamo che lasciano il tempo che trovano e non, in me non trovano nessun riscontro. Chi vuole lavorare, e se ci sono consiglieri, così come ci sono molti consiglieri che vogliono lavorare e che lavorano sul territorio, in me hanno sempre approvato una sponda, sempre. Non ho mai guardato differenze, non ho mai visto, non ho mai guardato posizioni politiche, non ho mai guardato chi aveva sostenuto e chi aveva sostenuto chi. Sono pronto per risolvere problemi. Questo è il ruolo che ci siamo dati sin dal primo momento, e ve l'ho detto sin dal primo insediamento, nella prima seduta di insediamento. Non guarderò mai colori politici, guarderò impegno. Se ci sono impegni concreti in intervento sul territorio per risolvere i problemi del territorio, porte aperte, fonde, e aiuti, è pronto a lavorare con chiunque, pronto a lavorare con chiunque. Se poi dobbiamo fare cose, discussioni politiche, quando saremo in istituzioni un po' più alte, poi ce la discuteremo. Sono in grado anche di discutere con opposizioni, con formule che alle circoscrizioni che dobbiamo risolvere, tentare di risolvere i problemi. Non ne abbiamo i poteri per risolvere i problemi, tentiamo di fare quello che possiamo, e in qualsiasi momento mi riesco a incuneare per risolvere un problema, lo farò. Punto. Se lo facciamo insieme, bene. Chiunque vuole lavorare può lavorare, e in me trova punto. Approfitto per comunicare dal suo intervento che giorno 30 convocherò la conferenza dei capigruppo per discutere l'insediamento delle commissioni consiliari e per la programmazione dei mesi di agosto, e per discutere di altri temi che vengano fuori. Mi fermo. Consigliere Aiello, prego. Sì, scusi Presidente, una breve replica se me la consente, e chiede permesso anche al consigliere Aiello. Ma no, poi c'è la palazzo. Io... Sì, prego. Prego, consigliere. Sì, io... sì, sì. No, poi c'è palazzo però,
Sì, io ritengo che questa collaborazione non debba partire soltanto dai consiglieri, ma principalmente dal presidente. Ed è ciò, e quindi io ritengo che ciò purtroppo non è accaduto. Presidente, lei ieri non era presente, e magari forse si fa rivedere la registrazione. Io, per quanto riguarda il consigliere Stabile, ho detto pure la mia ieri. Ci siamo, presidente. E anzi, mi lamentavo che purtroppo per la sua modestia tutto quanto viene oscurato, e ciò non deve assolutamente accadere. Bisogna essere, ritengo, sempre collaborativi, sì, non cercare di approfittare di queste situazioni per apparire principalmente in prima persona. Non lo ritengo cosa leale, carissimo presidente. Ci siamo, presidente. Io quindi questa collaborazione deve venire da ambo le parti, non soltanto dal consiglio e dai consiglieri, ma principalmente dal presidente. Io questo volevo affermare. Grazie, presidente. Va bene, grazie a lei. Scusate, ma c'era Palazzo, scusi consigliere Aiello, ma c'era Palazzo prima. Presidente, grazie di nuovo. Volevo aggiungere solo una cosa. È vero che il consigliere Stabile è un grande lavoratore. Non la sento più. Che il consigliere Stabile è un grande lavoratore sul quartiere, come lo sono io, e lei lo sa. Ma io non sapevo dell'intervento, altrimenti avrei dato la mia mano come la dà il consigliere Stabile. Non lo sapevamo né io né il consigliere Stabile dell'intervento. Presidente, lei doveva mandare un messaggio sul gruppo WhatsApp. Va. Questo è stato il suo errore, e quindi io la prendo come scorrettezza. Va. Come dice il consigliere Losardo. Presidente, le ricordo Piazza Santa Cristina, che ha da 7 anni che facciamo la guerra e non siamo riusciti a beccare solo uno dalla polizia municipale per poter sanzionare questo atteggiamento. Uno solo, non siamo riusciti ad ottenere, anzi forse abbiamo ottenuto una volta per 2 sere una autocivetta, se è venuta o non è venuta, questa cosa ancora non l'abbiamo mai capito. Ma nessuno è stato sanzionato a Piazza Santa Cristina. Da anni continua a persistere questo problema. E comunque, Presidente, le dico una cosa: secondo me, gli interventi che le municipalizzate o le aziende che devono intervenire o intervengono sul nostro territorio deve essere fatto preventivamente. Noi lo dobbiamo sapere prima. Altrimenti non possiamo parlare di decentramento, vogliamo i poteri, vogliamo niente, ma nemmeno ci calcolano, Presidente. Questo è una lotta che abbiamo perso tutti in tutto questo. Va bene, grazie. Consigliere Aiello, prego. Grazie, Presidente. Io, Presidente, non mi prolungo sulla sua risposta data al consigliere Losardo, se no finirò domani mattina di parlare, per cui preferisco essere più sintetico e andare ai lavori veri, non alla demagogia, per cui preferisco non rispondere. Presidente, io in merito al io direi invece che noi abbiamo avuto il problema del... Io non lo sento parlare, rimbombare, non so, non riesco a parlare. Ora non sento nulla, perfetto. Mi sentite voi? Sì, era il microfono. Sì, sì, è il presidente, presidente. Ok, grazie. Apposta per disturbare il consiglio, lo sappiamo. Vabbè. Direi che in merito alla proposta del consigliere Losardo quando parlava della commissione d'emergenza, guardi, io ritengo che noi siamo sempre in emergenza, perché... Vorrei, forse qualcuno magari fugge, è vero che c'è stato il problema dell'alluvione e ci si è dedicati un po' più a quello perché davvero era il caso più urgente. Io metterei una parentesi e ne aprirei un'altra. Forse vi sembra meno grave il problema dell'illuminazione, come il collega Palazzo ieri ha fatto vedere in quel video che ha mandato al gruppo, forse magari vi sembra meno urgente, vi sembra meno pericoloso. Forse mi sembra meno pericoloso e urgente il problema degli alberi che da 7 anni non si potano e che su via Castellana sicuramente appena accadrà il morto
forse qualcuno si sveglia, forse per voi questo è meno urgente, per siccome ancora la televisione non c'è andata, nessuno si presenta là. Dico, secondo me, io ritengo che noi siamo nella nostra circoscrizione, rispetto alle altre, abbiamo almeno, guardi, se vogliamo correre con i tempi sistemati, facendo davvero un passo un po' più veloce, forse abbiamo un anno ancora di emergenza, perché abbiamo un territorio al buio totale, un territorio con alberi che addirittura fanno, che le posso dire, quasi quasi in alcune strade, quando piovigina, no come la volta scorsa, ma quando piovigina, quasi quasi neanche si bagnano le strade, al punto che gli alberi coprono davvero la copertura del cielo. Per cui io ritengo che sia davvero grave e ritengo che questa commissione d'emergenza deve essere fatta, ma forse ancora prima degli altri due atti che noi dovremmo fare come commissione, perché ritengo che davvero, Presidente, non è possibile. Io ritengo, e io sono uno che le posso assicurare, giro tutta la giornata la città per vari motivi, io ritengo che se esiste una classifica delle 8 circoscrizioni, noi siamo la nona, per non dire l'ottava, che siamo gli ultimi, siamo la nona, ci siamo. Per cui, Presidente, io ritengo che lei si deve rendere conto di quello che noi abbiamo nel nostro territorio e quello che è accaduto sull'aspetto sia di emergenza e sia sull'aspetto anche di disgrazie accadute. Io ritengo, Presidente, che se lei si fa un conto dagli ultimi 6 mesi a venire qua, ritengo che siano soltanto cose accadute nel nostro territorio, cioè nella quinta. Per cui, Presidente, io non mi soffermo al problema dell'alluvione. Possiamo risolvere il problema dell'alluvione. Magari lei è stato bravissimo, magari io sono stato meno bravo che abbiamo fatto quell'intervento là, magari ognuno di noi sicuramente ha fatto la sua parte. Perché, Presidente, e guardi, glielo dico con molta schiettezza e me ne assumo responsabilità, e glielo dico, e su questa cosa ne parlo anche sull'aspetto mio. Io sono convinto che sull'Argonasso, oltre al suo intervento, ci sono altri interventi anche di colleghi miei presenti in questo consiglio. Solo che, Presidente, lei magari in qualità del ruolo che ha saputo dell'intervento che si stava creando. Magari qualche collega nostro che è pure intervenuto facendo delle telefonate, facendo delle richieste e facendo qualche altra cosa, magari non lo ha saputo prima ancora di arrivare, lo ha saputo un'ora dopo, ma le posso assicurare, Presidente, non è soltanto il suo bollo quello che in realtà, quando si riesce a poter fare qualcosa. Per cui, Presidente, questo se lo cancelli dalla mente. Si cancelli dalla mente che ci deve essere per forza il suo bollo per poter fare le cose. Perché io sono convinto, a cominciare dalla consigliera Di Gesù, a finire al consigliere Palazzo, per non dire tutti e 9, ci sono delle note fatte in merito all'Argonasso e delle telefonate fatte per cercare di risolvere il problema. Poi magari lei ha deciso con quel criterio, siccome io lo so prima, aspetto un secondo, perché, come disse il consigliere Palazzo, bastava un piccolo messaggino nel nostro gruppo dicendo: signori, fra 10 minuti arriva la pala all'Argonasso, oppure: signori, mi trovo all'Argonasso, se c'è possibilità di poter qualcuno avvicinare, non per andare a fare la statuina, Presidente, ma per sbracciarci un po' tutti e dare una mano. Io penso che, Presidente, questo lo degnava del ruolo che lei assume. Per cui, Presidente, io vorrei su questa fase, come vorrei fare quell'appello che ha fatto il collega Losardo. Presidente, siamo più pratici, siamo più, come si suol dire, più da squadra, perché io ritengo che quel lavoro fatto, ripeto, non è un lavoro fatto, è un lavoro fatto da tutto il Consiglio, è un lavoro fatto da chi in realtà magari non era là presente, ma chi era presente ha dato il suo contributo e chi non lo era lo ha dato pure. Per cui, Presidente, non pensiamo al fatto che qualcuno dice: no, ma sai, se dobbiamo lavorare, possiamo lavorare tutti assieme. Perfetto, Presidente, le do una responsabilità da oggi. Risolviamo il problema dell'illuminazione, Presidente. Il problema dell'illuminazione: abbiamo un territorio al buio,
risolviamo il problema degli alberi, presente? 7 anni che non si potano gli alberi in via Castellana, presente? A tratti, a volte non sento. Non lo so, c'è qualcuno che mi sente bene, se no sarò costretto a ripetere, sinceramente mi si dia. No, quest'ultimo passaggio non l'ho sentito, consigliere Daniele. No, vorrei dire, io su questa cosa, caro presidente, vorrei darle una responsabilità. Visto il suo intervento di poc'anzi, dove diceva che è aperto a tutti, e con i lavori, e che non sta fermo, e nessuno lo mette in dubbio, e io le dico... E siccome lei c'ha un ruolo dove c'ha una paternità assoluta nel nostro territorio, io le dico, presidente, le faccio un appello e le do una responsabilità assumendomi anche la mia. E le dico, risolviamo il problema dell'illuminazione, risolviamo il problema della potatura. Non pensiamo che una pala che è arrivata in un territorio o in un largo abbiamo risolto i problemi della circoscrizione. Noi siamo in emergenza ancora forse per un anno. Ci siamo, perché il problema dell'illuminazione la ritengo una cosa gravissima. Il problema della potatura alberi non è diventato problema dell'albero, no, è diventata di un'emergenza assoluta. Di un'emergenza assoluta, non si capisce in alcune vie, parlo soprattutto di via Castellana, non si capisce se è buio o è giorno. Siamo a quel punto. In alcune vie, come? No, no, capito, ora sento, ho ascoltato. Dico, in alcune vie non si capisce se è buio o è giorno, talmente gli alberi hanno occupato il cielo. E davvero, presidente, io le dico che se noi continuiamo così, finirà come è successo in via della Regione, presidente. La stessa cosa, appena accadrà il morto, forse qualcuno si sveglierà. Io penso di non farlo arrivare a questo, presidente. E da oggi le dico... Visto che lei è bravo e visto che il consiglio è meno bravo, vedendo i suoi atteggiamenti, io le dico, ci sono due punti fondamentali, illuminazione e potatura alberi. Quando faccio l'assessore al verde, la presidente dell'AMG? Non l'ho sentita. Dico, potrei essere più responsabile, avere assunto la responsabilità se facessi l'assessore al Ville Giardini, al decoro urbano e presidente dell'AMG. Questo potrei essere messo nelle mie responsabilità, però farò quello che è di mia competenza. Cioè, qua sta passando il principio, consigliere Aiello, però sta passando il principio che siamo la nona circoscrizione, quindi il presidente non funziona, però quando funziona il merito del consiglio. Se non funziona la circoscrizione, siamo tutti che non funzioniamo, consigliere Aiello, dal presidente all'ultimo consigliere del Rotary Club, va bene che siamo tutti uguali. Presidente, no, perché sta passando il principio che non funziona la circoscrizione dell'ultima in classifica e quindi è colpa del presidente che non la sa rappresentare, però quando funziona qualche cosa è merito del consiglio, perché non è solo merito del presidente, è come l'avvocato, consigliere Aiello, quando vince ho vinto, quando ha perso abbiamo perso, consigliere Aiello, se la nona circoscrizione, facciamo una cosa, presentiamo tutte le dimissioni perché non contiamo un cazzo nessuno di noi, va bene? Io sono pronto a farlo, abbiamo 8 consiglieri che si dimettono, io sono il nono di casa e non alla Carlona come ha sempre fatto. Io facciamo, presentiamo le dimissioni tutti insieme, consigliere, io sono pronto a presentare tutti insieme le dimissioni, pronto. Presidente. Io in questi giorni, scusi consigliere Palazzo, in questi giorni c'è una frase che mi ha colpito, in un mondo di problemi noi dobbiamo essere la soluzione, non la complicazione del problema, se siamo in grado di essere la soluzione del problema siamo bravi, altrimenti siamo tutti bravi a contestare e a elencare i problemi, tutti, non c'è bisogno di essere consigliere presidente di elencare i problemi, dobbiamo essere la soluzione, lo vogliamo fare tutti insieme? Bene, vogliamo mettere la politica in mezzo? Bene, mi sfidate a nozze perché è il mio mestiere, altrimenti tempo perso. Comunque andiamo avanti consigliere perché c'è tanto da fare. All'ultimo minuto consigliere Aiello, prego. Secondi, era breve il mio intervento. Prego. No, visto in considerazione che giustamente lei mi risponde dicendo che non ha né la delega alla MG né la delega alla potatura e alberi per fare, non ha neanche l'assessorato per poter fare la potatura e alberi. E siccome ritengo, in base alla sua risposta, che lei abbia la delega alla RAP perché ha mandato una pala. Consigliere Aiello, io ho detto un'altra cosa: se dobbiamo essere conseguenziali alle cose che dice lei, che siamo la nona circoscrizione, domani presentiamo tutti insieme le dimissioni e ce ne andiamo a casa. Quello faccia. Va bene, io sono pronto. Facciamolo tutti insieme, se siamo la nona circoscrizione, perché siamo in generosità alle cose che facciamo.
Ingenerosi! È facile, perché? Ingenerosi! Si dimetta, consigliere Aiello, se non è in grado e che siamo la nuova circoscrizione, si dimetta! Io sono pronto a dimettermi! Se siamo la nuova circoscrizione, dimettiamoci perché abbiamo fallito tutti! Dimettiamoci, ci andiamo a casa! Pronti sono! Io sono pronto! Presidente, se lei è pronto, noi siamo più pronti di lei. Allora, presentiamo le dimissioni, venite qua in ufficio, largo Pozzillo, prestiamo la lettera di dimissione, ce ne andiamo tutti a casa. Ha pure comunicato, siamo la nona circoscrizione. Andiamocene a casa, andiamocene a casa. Va bene, ok, andiamo avanti. Consigliere Altadonna, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Presidente, io non riprenderò molti dei discorsi fatti perché credo che ci sia da tutte le parti, diciamo, una ragione. Credo che ci sia però da tutte le parti una cosa che non viene detta. E io credo che non è per fare scaricabarilo, per dire non siamo noi quelli inutili, sono altri. Io ricordo sempre che questa città ha 1000 persone, con quartieri, con zone che noi non conosciamo neanche. Quando si va a Santa Maria di Gesù in Corso dei Mille, la verità è che l'amministrazione negli ultimi anni ha abdicato a un sistema di approvvigionamento di mezzi e strumenti necessari per l'ordinario e quindi anche per lo straordinario, e questa cosa io credo che, non dico che assolve noi, ma sicuramente ci deve fare vedere in maniera più oggettiva e obiettiva quello che succede nei nostri quartieri. Dopodiché io concordo con l'idea di mettere da parte, anche se devo dire a volte non è successo, però mettere da parte quelle che sono le nostre posizioni personali per fare un lavoro più corale. Io mi sono trovato a condividere col consiglio molti appuntamenti, molte, però non ho mai visto presentare. Ho capito che una cosa di inaugurazione di un centro educativo, una cosa è un'emergenza, quindi comunque capisco anche la differenza fra gli inviti, però attività ha consentito per affiatarsi un po' meglio. Noi invece, dopo un inizio positivo, abbiamo cominciato a lavorare come fossimo dei satelliti. Credo che ognuno di noi, c'è il consigliere Aiello e il presidente appunto lo sa benissimo, non lo sto dicendo al presidente perché è cosciente, ognuno di noi, di avere fatto qualcosa, di fare qualcosa. Io mi sono limitato in questi giorni soltanto a fare note e segnalazioni e non nelle comunicazioni del consiglio a entrare, diciamo, in questa bagarre, perché appunto non posso ritenere né che il presidente non dia peso alle nostre note, né che il consigliere Aiello piuttosto che il consigliere Palazzo immaginino che le priorità della ZISA siano seconde a quelle di Borgo Nuovo. Siccome io credo che noi abbiamo soltanto la pressione giusta dei cittadini di sopra, in questo momento questa pressione ci fa vedere l'obiettivo intanto di chi sono le eventuali responsabilità vere, e seconda cosa ci fa perdere il secondo obiettivo, che è ancora più importante, è quello di essere in maniera corale un consiglio di circoscrizione. Io, presidente, se siamo d'accordo, assolutamente mi convince l'idea del consigliere Losardo della commissione, di un'ulteriore commissione speciale, però se siamo d'accordo magari ne possiamo parlare in conferenza dei capigruppo giorno 30, anziché fare una terza commissione speciale che poi potrebbe, stiamo attenti, avere il problema di riunirsi componenti, così come è successo altre volte in altre commissioni, potremmo aggiungere emergenza alla commissione mobilità e traffico, mobilità, traffico ed emergenze è plurale, in modo tale da avere già una commissione che è rodata. Non so se poi i componenti saranno gli stessi, ma spero di sì, perché avevate già iniziato un lavoro che a me, che non ero in quella commissione, era piaciuto.
un lavoro fatto in maniera ordinata, un lavoro fatto in maniera istituzionale, quindi potremmo eventualmente aggiungere emergenza. Altre due cose velocissime, Presidente, anche su questo sono d'accordo col consigliere Losardo, sul potremmo eventualmente, se lei è d'accordo, indire la conferenza dei capigruppo, se è possibile, in presenza a Largo Pozzillo, proprio per verificare anche la questione dei lavori iniziati, quindi delle stanze, della suddivisione delle stanze, degli spazi. Potrebbe essere un modo per fare entrambe le cose, quindi la conferenza dei capigruppo, visto che non siamo un numero eccessivo, credo che si possa fare in presenza, però le chiedo di verificarla. E un'ultima cosa, che non è ultima in realtà, ma che ha un'importanza fondamentale. Io, mentre noi ci battiamo, cerchiamo di avere notizie dalle municipalizzate per quello che serve nel territorio, la questione dell'illuminazione e della potatura sono emblematiche, perché non sono emergenziali, nel senso non sono contingenti, ma sono ormai un fattore costante. Su questo so che quello che diceva il consigliere Aiello la investe, diciamo, personalmente, perché mi costa che giornalmente anche a lei, diciamo, viene indicato spesso potature e illuminazioni in tutta la mappatura della nostra circoscrizione inefficienti. Quindi l'altra cosa invece che chiedevo è che mi interessa invece, forse al di sopra di tutto, è sapere se questa alluvione, piuttosto che tutto quello che sta succedendo a Permo, non stia servendo al comune come mezzo di distrazione di massa per evitare di andare in consiglio a votare la risoluzione sul decentramento, che credo invece sia possa coadiuvare anche questo tipo di ragionamento che stiamo facendo. Quindi io le chiedo, all'interno, diciamo, di tutto il casotto di segnalazioni, di interventi che c'è sul territorio, di non perdere di vista la risoluzione sul decentramento. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Altadonna. Assolutamente no, non penso che sia una volontà di distrarre sul decentramento, però è chiaro che dobbiamo sorvegliare e controllare sempre, essere vigili sul fatto che dobbiamo intervenire subito sul regolamento sul decentramento. È chiaro che farò un passaggio al Presidente del Consiglio per capire se e quando fisserà questa benedetta conferenza dei capigruppo al Comune per trattare l'ordine del giorno e quando lo metterà all'ordine del giorno del Consiglio. Questo lo farò anche in giornata stessa. Va bene. Consigliere, mi dispiace, io penso di avere risposto quasi a tutti, ma devo staccare e devo abbandonare la seduta, perché sto andando a Via Emera a capire se stanno iniziando i lavori di messa in sicurezza di Via Emera, quindi io devo abbandonare l'aula perché vado sul territorio se qualcuno vuole venire. Senti, si ricorda via la Falconara. Io devo lasciare la seduta, consiglieri. Si ricorda via Falconara, via la Falconara. Che diceva, consigliere Palazzo? Se si ricorda via alla Falconara, okay, ci sono due maschi al centro di... Faccia una nota, consigliere Palazzo, l'ha fatta la segnalazione, la nota l'ha fatta. Presidente, dice che c'è il vice sindaco che lei lo chiama e subito capito, interviene. Ma se c'è una nota pure sulla... Proviamolo, oggi faccio la nota. Palazzo, lei sta da un po' lì, Presidente, da parte, troppo seduto in scrivania. E poi Presidente, le note non è che non le faccio. Ne faccio troppe. Ma servono, le note comunque servono. Le note comunque servono sempre. Sempre. Le note servono sempre. Perché almeno sono pezzi di appoggio a cui ci possiamo appellare. Comunque, consigliere, mi dispiace. Scusa la nota. Consigliere Palazzo, ma lei... A domani. ...in una lista composta dal vice sindaco. Cosa? Se l'è dimenticato il consigliere Palazzo da chi è stato eletto, ma questo capita spesso. Andiamo avanti. La sua lista è stata composta proprio dal vice sindaco. Com'è che lei non siccome ha... siccome non mi ritrovo più in questa situazione, è così. L'amministrazione è un fallimento, allora, se proprio lo vuole sapere. Presidente, consigliere Altadonna, Presidente lo sarà sicuramente in futuro. E lo auguro. Posso dire una cosa? Posso chiedere al consigliere stabile cosa pensa dell'operato del nostro Presidente? Bella domanda, consigliere. Vediamo cosa risponde. Forse il consigliere stabile, però non ha ascoltato. Scusatemi, i lavori d'aula che li sta conducendo? Al momento nessuno. Siamo
anarchici, con dire lo sardo. E mi sa proprio di sì. Facciamo un po' lungo. Ognuno per conto suo. Quindi non posso consigliere avere... Il consigliere stabile abbandonato, vabbè, risponderà domani. Il consigliere Aiello non domani. C'è. No, no, forse deve condurre l'aula. Con... Allora col vostro permesso assumo io la presidenza, date le assenze del presidente e del vicepresidente. Allora, consigliere Cavaliere voleva intervenire, prego. Sì, no, avevo chiesto al consigliere stabile cosa pensava dell'operato del nostro presidente, ma si è Magari gli risponderà, le risponderà domani, perché forse non lo vedo in linea, non lo vedo in linea. Presidente, le voglio togliere il giocattolo, ma forse non c'è il numero legale. Sì, allora verifichiamo tramite il segretario. Prego, segretario. Sì, siete in 5. No, aspetti, posso verificare io. 1, 2, 3, 4, siamo in 5. Lei mi dà conferma, siamo in 5, giusto, segretario? Sì, siete in 5. L'avevo detto perché... Esattamente, quindi stando così le cose, dato che non ci sono più le condizioni per proseguire con i lavori d'aula, ci aggiorniamo, credo, a domani, se non vado errato. E una buona giornata a tutti e grazie per la vostra collaborazione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti.